Caro Roberto, cari amici di Repubblica, io vorrei che facessimo tutti lo sforzo di provare ad invertire il racconto, perché credo che l'Italia non sia quella roba lì. Assistiamo alla quotidiana arroganza, alla rozzezza sfacciata di certi personaggi dell'attuale scena politica, ma dall'altra parte sono convinto che la maggioranza delle persone non sia con loro, con i demagoghi, con coloro che sono impegnati quotidianamente a seminare disprezzo per i valori della democrazia e dell'umanità. Eppure sembra esserci soltanto quel racconto. Il maggior rilievo viene dato fatalmente a chi la spara più grossa e più stronza, sui migranti, sulla religione, quale religione, ma sui rom, sui proclami di supremazie sovraniste ridicole, sul calpestare quotidianamente la cultura della convivenza, della democrazia. E va a finire che quei tanti, tantissimi, che semplicemente la pensano in un altro modo, ecco, si sentano soli, smarriti e perfino irrisi. C'è un vuoto, insomma, nel panorama italiano della politica e paghiamo il prezzo grave della mancanza di un progetto forte, credibile, che dia voce a tutta quella gente che io credo sia la maggioranza delle persone. L'altro ieri, per dire, in 54 sono sbarcati su una spiaggia di Isola di Capo Rizzuto in Calabria. I bagnanti li hanno aiutati, dissetati, sfamati. 11 bambini, 7 donne, 37 uomini siriani e curdi. È una notizia che magari sembra sorprendente, e invece forse è questa la normalità. Forse la crudeltà, l'idiozia sono sopravvalutate. Dobbiamo impegnarci, ciascuno nel suo modo, con le proprie parole, a far sentire tanti e rilevanti tutti quelli che hanno a cuore la civiltà. Sono certo che si tratti della maggioranza degli italiani. Buonisti? Perché parola stupida, stronza, mistificante. Comunque attenzione, perché a volte anche i buonisti, nel loro piccolo, si incazzano.